questo potere è solo quello del mondo. Indubbiamente anche di lei è il proprio tutto, del popolo italiano. Quando è stato fatto l'attentato agli americani, io ero in postazione, una postazione che si chiamava 24 Alfa. Erano circa le 6 di mattina. Nelle vie c'era una rientranza fatta di sacchetti di sabbia e quindi rimanevi, diciamo, coperto. Dovevi fare l'appostamento per controllare anche le macchine che entravano, che uscivano da Sharm el-Shatila. Una forte esplosione ci ha praticamente lasciati esterrefatti. Esco fuori, mi sono trovato coricato per terra. Quindi era un'esplosione il cui suono viaggiava con la velocità del suono, ma la rapidità dello spostamento dell'aria mi aveva preceduto. Si trattava di qualcosa di grosso. Circa 300 morti gli americani, 89 morti i francesi. Sapevamo che sarebbe toccata anche a noi. E siamo rimasti circa 20 minuti e poi ci siamo resi conto dalle notizie che affluivano via radio che l'avevamo scampata. Abbiamo fatto tutto con le mani e con le gru perché appunto dovevamo sollevare le macerie in un modo particolare, perché sotto di questi grossi blocchi di cemento si potevano essere create delle zone d'aria dove sicuramente qualcuno poteva essere ancora vivo. Sicuramente 4-5 persone ricordo che siamo riusciti a portare via, feriti ma ancora vivi. Alcuni sono morti sotto i nostri occhi e altri purtroppo non c'è stato nulla da fare. Il 25 ottobre 1983 due autobomba provocano una strage tra le truppe francesi e americane di Beirut. È il momento più drammatico della missione multinazionale di pace arrivata in Libano nell'82 per cercare di mettere fine alla guerra civile che dilania quel paese. Di quella missione, lo ricordiamo, fece parte anche un contingente italiano di oltre 2000 uomini guidati dal generale Franco Angioni. E anche oggi, a 24 anni di distanza, gli italiani, come tutti sanno, fanno parte di una nuova forza multinazionale che è in Libano sotto l'egida dell'ONU. E noi allora vogliamo compiere con i protagonisti di allora un viaggio nella memoria, un ricordo di quella esperienza straordinaria e di quando per la prima volta a Beirut sono arrivati i bersaglieri. Thank you.
È il 1982, l'Italia scopre di avere un esercito. Per la prima volta dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, 8.500 soldati partono per una missione all'estero, a migliaia di chilometri da casa, a Beirut, in Libano, dove trascorreranno 18 mesi. A comandarli un generale di 50 anni, Franco Angioni. Quando siamo arrivati qua, c'era palpabile l'aria della tragedia, le macerie, si può dire che ancora fumavano, la disperazione della gente, la paura, il terrore delle persone. Noi abbiamo rappresentato inizialmente un impatto che forse confinava più con la sorpresa per queste popolazioni. Chi eravamo, che cosa volevamo, che cosa facevamo, che cosa potevamo fare. Poi abbiamo cominciato a camminare tra loro. Forse dai nostri sguardi hanno capito che eravamo qui perché li dovevamo aiutare. Ed io sono orgoglioso di questi nostri soldati, che non sono generale Angioni, superiori a nessun soldato del mondo, ma non sono inferiori a nessun soldato del mondo. 6 giugno 1982, l'esercito israeliano invade il Libano. Obiettivo, la distruzione delle infrastrutture militari dell'OLP di Arafat, che dal confine minacciano il nord dello Stato ebraico. Dopo pochi giorni, i carri armati israeliani raggiungono Beirut. La capitale, già martoriata da una sanguinosa guerra civile, dopo 10 settimane di assedio e di bombardamenti, è un cumulo di macerie. Agosto 1982. Dopo la firma di un accordo di pace, una forza multinazionale, composta da italiani, francesi ed americani, sbarca a Beirut per permettere l'evacuazione delle forze palestinesi dalla città assediata. È la Forza Libano 1. In 18 giorni l'evacuazione è completata. L'esercito di Israele rispetta la tregua, ma non si ritira. 11 settembre 1982. La forza multinazionale lascia il Libano. Beirut è di nuovo in mano alle milizie armate sciite, cristiano-maronite, druse. La guerra civile torna a divampare. 17 settembre 1982. Uomini armati appartenenti alla fazione cristiano-maronita entrano nei campi profughi palestinesi di Sabra e Shatila. È un massacro. In una sola notte vengono uccise 1.500 persone, vecchi, donne e bambini. Gli israeliani stanno a guardare. E dopo il massacro di Sabra e Shatila la comunità internazionale si mobilita. Non è più possibile lasciare il Libano al suo destino. E del resto è lo stesso governo libanese che chiede ai paesi già coinvolti nella prima missione di pace un intervento, l'intervento di una nuova forza multinazionale. Tra i governi interpellati c'è anche il governo italiano. A Palazzo Chigi in quel momento, come Presidente del Consiglio, c'è Giovanni Spadolini. Col presidente Spadolini avevo una storia antica, siamo stati compagni di liceo insieme, ci siamo frequentati a lungo. Quindi quando sono diventato suo ministro della difesa nel suo governo, questa storia precedente ha facilitato molto i rapporti. Mi ricordo che nel caso del Libano, una notte gli andai a parlare di come procedeva la preparazione della spedizione. E a parte questo gli cercai di spiegargli le implicazioni politiche che potevano discendere da questa spedizione. E gli dissi, non so cosa il ministro degli esteri ti può aver detto, guarda, secondo me con questa missione noi dimostriamo di essere una media potenza, finalmente una media potenza. Ci siamo alzati in piedi. Spadolini, da dietro la scrivania, diventò rosso, si alzò e disse, ma questa è una nuova Crimea. Noi siamo come il Piemonte all'inizio del Risorgimento. Poi si mise a ridere e mi disse, guarda, io sono Cavour e tu sei la Marmora. Ci ridemmo su, ma eravamo commossi. È una missione complessa. È la prima volta in quasi 40 anni che un reparto di 2.300 soldati lascia l'Italia.
Bisogna trovare un comandante e la scelta cade su un giovane colonnello dello Stato Maggiore, subito promosso generale. Non conoscevo personalmente il generale Angioni, però ho letto attentamente il suo curriculum. Mi parve un uomo capace di un particolare colloquio umano con la troupe, con gli ufficiali e con la troupe, e capace di stabilire relazioni improntate alla fraternità anche con la popolazione. Alle 10:30 del mattino mi arrivò la comunicazione del capo di Stato Maggiore dell'Esercito, dice: lei è destinato a comandare la forza che partirà tra 2 o 3 giorni. 20 settembre 1982. Nominato comandante della missione, Angioni deve raggiungere Beirut per pianificare le operazioni prima dell'arrivo del contingente italiano. In gran segreto comincia il difficile viaggio per arrivare all'ambasciata italiana a Beirut. Fui contattato da Roma, dal colonnello Angioni. Ebbi l'ordine di partire immediatamente per Roma e da lì, la notte stessa, decollammo con il colonnello Angioni e un altro ufficiale alla volta di Tel Aviv, per raggiungere poi da lì con un taxi Beirut. Con questa macchina la mattina all'alba un conduttore, un civile israeliano, nei servizi naturalmente, che parlava un po' di italiano, siamo partiti alla volta di Beirut, attraversando senza grossi problemi il nord di Israele, il sud del Libano, fino ad arrivare alla periferia sud di Beirut. Cominciamo a penetrare. L'appuntamento stabilito via radio con l'ambasciatore italiano era presso l'ambasciata italiana che era stata attaccata. Quando cominciamo in questo, diventò deserto, le rovine, campi ancora minati, questo individuo si fermò e disse: io in verità sono venuto perché volevo cercare di vedere mio figlio che comanda una compagnia carri e che si trova da queste zone. Qui non vedo più nessun soldato israeliano, io a questo punto non vado avanti, prendetevi i vostri bagagli e proseguite. E così, con delle valigie e l'equipaggiamento del genere, siamo arrivati all'ambasciata, dove l'ambasciatore era pressoché assediato là dentro e cominciò a dire come stavano le cose. La prima cosa, stendemmo una carta, ci faccia vedere dove dobbiamo andare a finire, e quello dice: ecco, questa è la città, la parte più vitale di Beirut, si chiama Hamra, e qui ci sono i francesi. Perché? Dico io. E lui: perché i francesi, la Francia, qui da qua parlano tutti francese, studiano alla Sorbona, quindi è chiaro che qui volevano i francesi. Bene, allora, questo è l'aeroporto, adesso deserto, bombardato, non attivato, qui ci sono gli americani, questo è il nostro. Ma perché questo? Generale, questo è quello che è rimasto. Se noi continuiamo a aspettare, questi si sono presi queste parti, quello che è rimasto è nostro e qui dobbiamo andare. Ma per Angioni trovare un quartier generale per il suo comando e i suoi uomini è solo la prima di una serie di difficoltà che dovrà affrontare. Quella in Libano, infatti, lo ricordo, è la prima vera missione all'estero dell'esercito italiano dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. E tutto il sistema di difesa del nostro paese fino a quel momento, e cioè in piena Guerra Fredda, è stato concepito soprattutto con lo scopo di proteggere le frontiere da un'eventuale invasione dall'est. Per il governo, per lo Stato Maggiore, insomma, la missione in Libano non è solo una grande opportunità internazionale, ma è anche un banco di prova. E tricolore, simbolo d'amore, combatterò finché mi batte il cuore, o bersagliere, parti contento, provaccio ad andare. Mandammo i nostri mezzi militari dipinti di bianco perché nella concitata situazione libanese le varie frange libanesi in lite fra di loro sapessero subito riconoscere a distanza che questi erano reparti dell'amica Italia che veniva in loro soccorso. Ci fu chi ebbe da ridire. Sì, in effetti
la prima impressione, i primi commenti da parte dei francesi e degli americani che erano lì al porto e presenziarono allo sbarco, diciamo che furono abbastanza ironici. Ironici ovviamente su questi elmetti bianchi, su queste piume soprattutto. Mi ricordo che un illustre giornale inglese, che il mese prima aveva detto, parlando dei bersaglieri del Governolo, sono giunti i soldati italiani con le penne di gallina, il mese dopo, quando vide arrivare i nostri mezzi blindati dipinti di bianco, disse: sono arrivati gli italiani coi loro carrettini da gelato. Furono rapidamente smentiti non da noi, ma dai fatti. L'elmetto bianco diventa il simbolo della missione italiana in Libano, il simbolo di un esercito di leva che per la prima volta dal 1945 lascia i confini nazionali per una missione di pace. Il 25 settembre 1982. Il tenente Rosati documenta con la sua cinepresa Super 8 la devastazione di Beirut. In queste immagini inedite c'è la scena che si presenta ai nostri soldati al loro arrivo. Si attraversa la parte della città che sembra una città normalissima, piena di gente, di vita. E poi si vede una parte di una città che dopo capì che verrà chiamata la città morta, in cui vedi che c'era la distruzione, che c'era stata fatta la guerra, c'erano solo gli scheletri dei palazzi e uno, non so, a volte sembra quasi di vivere un film, no? Qualcosa di non essere vivo. 48 ore prima, quello che era, eri in una realtà di un certo tipo, eri in un'altra realtà. E quindi ti fai anche delle domande, te, quello vicino a te, anche perché è una necessità, cioè ti trovi accanto e nascono le amicizie sempre più strette, no? C'è il bisogno, c'è la necessità, ti stringe a quello che magari una settimana prima non conoscevi. Di Saint-Michel, sforacchiato dai proiettili che l'hanno praticamente distrutta nelle strutture esterne, lasciando all'interno soltanto muri affumicati e tracce di proiettili. Dappertutto scritte in caratteri arabi, resti di falò, di fuochi, di granate. Le prime notti abbiamo dormito così, all'aperto, sacca a pelo, non c'era niente, e poi dal giorno dopo tirarsi sulle maniche, lavorare e predisporre piano piano tutto quello che è necessario per 600 persone. E nelle zone più libere da eventuali tiri di cecchini abbiamo creato delle aree idonee per creare campagne, quindi si sono dovuti realizzare dei piazzali per mettere sulle tende. Abbiamo realizzato servizi igienici, accampamenti e successivamente protezioni, perché comunque la situazione richiedeva che fossimo protetti dalla situazione che c'era lì in Libano. Il contingente, dopo 8 giorni di permanenza, era decimato, enterocoliti,
perché c'erano carogne ancora a cielo aperto, non c'erano fogne, gli abitanti dei campi palestinesi vivevano come vivevano, ma loro avevano gli anticorpi. E quindi un capitano medico mi disse: abbiamo bisogno di un ospedale. Chiesi con urgenza un ospedale, mi fu mandato l'ospedale più piccolo che esiste nella catena logistica dell'esercito italiano e anche degli altri, quello che per sostenere una brigata di 6.000 uomini. E quindi mi arrivò questo ospedale, che aveva un'esuberanza di possibilità, perché noi eravamo 2.300, lo mettemmo a disposizione della popolazione. Fu una carta vincente. In una città sconvolta dalla guerra civile, l'ospedale militare italiano diventa un punto di riferimento per la popolazione di Beirut. Alla fine della missione saranno quasi 63.000 i civili libanesi e palestinesi curati dagli italiani, tra loro 46.000 bambini. Il lavoro che ci dà la popolazione civile, devo dire, è di gran lunga superiore a quello che ci ha dato gli uomini del contingente. Abbiamo avuto puntate di 150-200 prestazioni al giorno. Prestazioni chirurgiche, di pronto soccorso, prestazioni mediche, di medicina quindi interna, e prestazioni specialistiche di tipo pediatrico e ginecologico. Inizialmente per le prestazioni ginecologiche naturalmente ci siamo trovati a disagio perché non avevamo il ginecologo. Adesso abbiamo anche il ginecologo. Ottobre 1982. A un mese dall'inizio della missione a Beirut, sul campo sono schierati 2.300 soldati italiani, 2.000 marines americani e 1.500 francesi. Scopo della missione è proteggere la popolazione civile e appoggiare il governo libanese. Ma la missione non ha alcun mandato dell'ONU e i comandi sono separati. Beirut diventa così come la Berlino del dopoguerra, divisa in zone di influenza, dove ogni contingente ha responsabilità solo nella propria area e le regole di ingaggio sono decise autonomamente dai singoli governi. È chiaro che lì non c'era un comando unificato e non poteva esserci, perché le Nazioni Unite non avevano autorizzato l'operazione. Sì, ci si scambiava informazioni, l'atmosfera era cooperativa, ma ognuno rispondeva al proprio governo e di conseguenza ogni comandante era geloso delle azioni che si conducevano. In una Beirut divisa in aree di influenza, i soldati italiani hanno la responsabilità di proteggere la zona sciita e soprattutto di proteggere i campi profughi palestinesi di Sabra e Shatila. Dunque è un compito delicatissimo quello degli italiani, e il primo problema che si pone agli ufficiali è quello di definire con chiarezza le regole di ingaggio. Alle nostre forze là furono date delle regole di comportamento che si chiamano regole di ingaggio, e furono date regole di ingaggio non offensive, furono date regole di ingaggio difensive. Tenere bassa la violenza, questo era uno dei mandati. Tenere bassa la violenza significa: cominciamo a far sparire le armi. Allora sono stati chiamati tutti i responsabili di questo settore. Allora mi rispose il Mufti, cioè il capo religioso di tutto il sud, il capo sciita, e mi disse: capisco le sue esigenze, noi però le assicuriamo che se i cristiani depongono le armi e non girano armati, anche noi non gireremo armati. Dico certamente, erano convinti che i cristiani maroniti non avrebbero lasciato le armi, ma erano convinti gli stessi cristiani maroniti, consapevoli che essendo il contingente che gestiva quest'area italiano e quindi cristiano, cattolico, sarebbe stato schierato naturalmente dalla loro parte. E quindi quando si videro costretti a essere addossati alle pareti del 113 con le mani alzate perché dovevano essere requisite le armi, gli sciiti non giravano più armati. Certamente non ci hanno dato le armi, le hanno messe sotto al letto, ma non giravano armati. 2.300 soldati italiani, per lo più di leva, in una città ridotta a un cumulo di macerie. Ragazzi che non hanno mai visto la guerra da vicino, che adesso si trovano a stretto contatto con una popolazione sconosciuta di cui devono guadagnarsi fiducia e simpatia. Noi eravamo militari di leva, eravamo cittadini, giovani cittadini italiani che assolvevano l'obbligo della leva, che aveva avuto fortuna e faceva parte di un reparto, diciamo, più operativo, aveva un addestramento di un certo tipo. I cursori
signori, inserire il caricatore. Contro bersaglio di fronte, tiro istintivo, pronti, fuoco! Poi io, per le mie funzioni, ero un reparto logistico, ero un battaglione logistico, non avevo certo un addestramento bellico. Le nostre pattuglie non si trovano a disagio, anzi si trovano inseriti in questo contesto umano, in questa parte di mondo per noi quasi inconcepibile, per i ragazzi che giungono dalle caserme, dalle loro case. Questo spettacolo inizialmente insolito diventa, vorrei dire, familiare, fa parte della loro giornata. Erano i bambini che venivano subito perché sapevano che qualcosa raccattavano alla fine, o la merendina, o perché noi a quel tempo si mangiava con le razioni K, che è una razione tattica divisa a strati, e ci avanzava, c'era dentro il latte condensato, la marmellata, il pacchetto dei biscotti, e veniva dato così ai ragazzini. I ragazzini chiedevano questo sostanzialmente. C'erano i ragazzini che tutti i giorni andavano sotto le altane che si erano costruite per la difesa del comando e chiedevano ai carabinieri l'acqua, biscotti, tutto quanto. E chiaramente qualche volta qualche militare non era, diciamo, non era molto attento alle loro richieste e metteva magari degli urli abbastanza piacevoli verso i loro confronti. Allora questi ragazzini, che ho già capito chi erano i capibanda, venivano da me, venivano alla porta del comando italiano, che chiedevano del sergeant Lari, e questo militare ha fatto così. Allora io, nella mia figura, andavo là, arguivo il giovane, il militare che era stato poco attento alla loro sensibilità, e divenne in un certo qual modo anche un certo protettore di questi ragazzini, che erano anche un punto di riferimento della nostra integrità, perché quando i ragazzini sparivano dalla circolazione, automaticamente un'ora o due dopo iniziavano a sparare e a iniziare i combattimenti. Il tempo di divertirsi non c'era, era talmente piena la giornata che il tempo rimanevano sì e no 6 ore, 7 ore di riposo, tranne allarmi o scorte improvvise, che non c'era tempo di divertirsi. Non è che avevamo un permesso di uscita come in Italia, che alle 5, alle 6, quello che era, si poteva uscire, andare in città e fare quello. All'esterno, appunto, c'era la passeggiata nel settore cristiano, quindi come se fosse una grande via che uno poteva farsi a sua vasca, chiamiamola così. Ci portarono, se non sbaglio, in via Ambra, si chiama, che è una delle vie principali di Beirut, per farcela vedere, per poter fare qualche acquisto, qualche cosa. Donne mai avute giù, conosciute tante, belle ragazze. Poi dopo iniziarono i viaggi su Cipro, che giustamente creavano questo miraggio per tutti i giovani. Si dice che per tenere alto il morale, non so se è vero, fosse stato organizzato un viaggio periodico nelle case di piacere di Cipro, è vero o no? Negativo. Nel contesto dell'impiego del tempo libero, era, e poi del. Cioè, lei non ne ha mai sentito parlare di questa cosa? Ma sì che ne ho sentito parlare, ma non c'è. Intanto a Cipro non esistono di queste case, esistono dei night.
Cipro era inserita nel contesto delle attività ricreative e quindi c'era la licenza, c'erano alcune gite inizialmente anche nell'interno del Libano, poi quando la situazione è degenerata per 48 ore il personale andava con una nave militare e poi con la nave civile messa a disposizione a Cipro, dove viveva da cittadino all'estero. Vabbè, insomma, molto diplomatico, d'accordo. Novembre 1982. Tra le rovine di Beirut, accanto all'ospedale militare italiano, compare una grande tenda a strisce bianche e rosse. È un'immagine quasi surreale. C'è questo tendone da circo dove appunto venivano magari personalità italiane o attori, cantanti, venivano a tenerti un po' su di morale, perché in quel periodo lì il morale era molto 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 basso. Il tendone, naturalmente, per fare queste cose l'esercito non l'aveva. Allora io dissi, ma insomma, esistono i circhi, perché non acquistate un tendone da circo? Un tendone da circo. È un'idea, vi facciamo sapere. E poi tramite la stazione sanitaria mi disse, non è possibile perché non esistono tendoni cachi. E la risposta fu, chi se ne frega? Sì, ci sono a spicchi, a strisce bianche e rosse. E mandato la strisce bianche e rosse. È così che abbiamo avuto il tendone a strisce bianche e rosse. Aiutarvi o alleviare queste vostre sofferenze, perché siete a contatto con la sofferenza. Ma l'idillio finisce presto, quella del Libano infatti è una missione difficile, ma che tutto sommato sta procedendo bene. E invece... in una notte di primavera i nostri soldati vengono attaccati. È il 15 marzo del 1983. 15 marzo 1983, ore 21. I soldati italiani sono a Beirut ormai da 6 mesi. Mentre nel tendone è in scena uno spettacolo di Walter Chiari e Ivana Monti, una pattuglia del battaglione San Marco viene attaccata da uomini armati. 4 militari italiani restano gravemente feriti. Il marò Filippo Montesi morirà pochi giorni dopo all'ospedale militare del Celio, a Roma. Sapevo che in quell'area, che conoscevo molto bene, i guerriglieri, gli attaccanti, non avevano potuto ancora abbandonare la zona e quindi con gli incursori organizzai una reazione per cercare di catturare quelli che ci avevano attaccato. E avevamo uno scontro a fuoco durante la notte. E ci spararono con delle armi controcarro e questo mi costrinse a fermare l'azione per ricoverare urgentemente 3 feriti, di cui uno era molto grave, e poi nella notte stessa gli fu amputata una gamba. Il giorno dopo, su una radio, mi arrivò un messaggio strano che poi compresi. Erano gli israeliani che ci rivolgevano degli apprezzamenti, non proprio delle congratulazioni. E questo comandante israeliano disse, comunicate al vostro comandante che siamo ammirati, perché in Medio Oriente nessuno combatte di notte, solo i cecchini appostati. Io ritenevo che non avremmo potuto fare diversamente. Filippo Montesi, 20 anni, marinaio del battaglione San Marco, faceva parte della pattuglia italiana che martedì scorso è stata attaccata nella capitale del Libano da un commando a colpi di mitra e granate mentre era in servizio di perlustrazione nei pressi di un campo palestinese. Si decise di portarlo a Roma, dove sabato è stato operato. Sembrava che dovesse cavarsela. L'intervento non era un grosso intervento, era un piccolo intervento, cioè si sono tolto delle schegge metalliche che comprimevano la sostanza nervosa. Niente faceva pensare, è una cosa che è durato pochi secondi, improvvisamente
sono interventi che non si muore per intervento, si può morire per complicanze, ma legate quasi sempre o embolia, è vero, o infarto cardiaco. La sorte a volte gioca dei ruoli molto strani. Dei due feriti, Montesi era il meno grave ed è per quello che fu deciso di trasportarlo, mentre l'altro, che veniva considerato più grave, non si riteneva che non fosse trasportabile. L'altro è ancora vivo, anche se paralizzato. Nei 18 mesi della missione passano per Beirut 7.000 soldati di leva. La permanenza in Libano è di 4 mesi, la paga di $1.500 al mese, oltre alle 60.000 lire che spettano ad ogni ragazzo di leva. Fin da subito, tuttavia, i mass media e l'esercito parlano di volontari. Menzogne. No, assolutamente non sono andato volontario. Siamo stati mandati, però sempre non come volontari. I semplici soldati furono dichiarati volontari e spediti là. Non si poteva fare diversamente. Dopo quella terribile esperienza, e non voglio entrare in dettagli spiacevoli, della Libano 1, in cui erano tutti volontari, cioè avevano chiesto di andare in Libano, tutti gli altri reparti erano comandati. E niente, sono stato comandato come altri 130 della mia compagnia, esclusi i 3 volontari che c'erano nella mia compagnia. Prima hanno mandato una quindicina di miei compagni, poi serviva altra gente e siamo andati giù in 8. Se uno non si presentava diventava disertore, insomma i problemi erano diversi da quelli che c'erano in Italia se uno non rientrava la sera in orario. Col rischio il carcere militare. 18 aprile 1983. Un'autobomba guidata da un kamikaze fa saltare in aria l'ambasciata americana a Beirut. Ci sono 63 morti, tra cui il direttore della CIA per il Medio Oriente. È un avvertimento. Si comincia a parlare di Hezbollah. Ho comandato la fanfara, abbiamo suonato fino al 28 di agosto. Il 28 di agosto hanno cominciato a bombardarci e anche noi abbiamo lasciato le trombe e abbiamo preso i fucili. Agosto 1983. Dall'arrivo della missione internazionale è passato quasi un anno. In Libano la guerra civile torna a scoppiare violentissima. La forza multinazionale si trova sotto le bombe. Non si tratta più solo di qualche cecchino. Questa volta è guerra. Guerra vera. E hanno cominciato a bombardare lì e poi a sparare fuori nella strada vicino al campo. Fino al 28 di agosto c'era qualche pallottola vagante, qualche cecchino che faceva. Invece dal 28 di agosto proprio ci passavano le pallottole sopra la testa, siamo entrati nei bunker, stavamo nei bunker. Mi ricordo di una situazione abbastanza critica. E che dentro il mio carro, dove ero io, siamo dovuti rintanare in 25 in un carro da 11 persone per poter scappare a un cecchino o che chiunque fosse che ci tirava sul mezzo blindato e non poter mettere fuori la testa. Quando il comandante si lancia, ha paura. Il comandante si lancia per primo e quindi per circa 3 minuti sta lì fermo sulla porta e normalmente dietro di lui c'ha almeno 30 occhi, 60 occhi che lo guardano e che vedono. Non può avere paura.
La paura ce l'ha l'ultimo, che rimane solo nell'aereo ed è l'ultimo a uscire. Quello ha più paura che non il comandante. Assolutamente, loro ti hanno sempre detto non si può rispondere al fuoco, perché noi siamo una forza multinazionale di pace, quindi non potete rispondere al fuoco. Quindi in poche parole noi dovevamo solo ricevere e mai rispondere. E quello forse a volte ti lasciava un po' perplesso, perché dicevi, cioè, noi siamo proprio qua allora per farsi, cioè, non diciamo farsi ammazzare, però dobbiamo aspettare che qualcuno ci spari addosso per poter... A Beirut nell'estate del 1983 è di nuovo guerra. Il tentativo della forza multinazionale di mantenere la pace in Libano è un tentativo che fallisce. Le diverse fazioni sono in lotta fra di loro per il controllo del territorio. Ma il peggio deve ancora venire. Il 25 ottobre dell'83 due autobomba devastano il quartier generale dei francesi e quello degli americani. I morti sono 316, i feriti un centinaio. A quella tragedia Oriana Fallaci ha dedicato uno dei suoi libri più belli e più intensi, Inshallah. È sbriciolato, disintegrato dall'esplosione che alle 6:24 aveva colto i mille nel sonno, il robusto fabbricato di quattro piani. Al suo posto una distesa di macerie alte meno d'un autocarro e un puzzo di carne carbonizzata che il vento spargeva insieme all'odore acre dell'exogen, alle grida, alle bestemmie, ai lamenti. Qui un dito, qua un piede, là una mano, un avambraccio o un orecchio che venivano raccolti e gettati alla rinfusa nei sacchi come la spazzatura d'una macelleria. I più erano rimasti smembrati in decine di pezzi. Altri invece erano rimasti spappolati sotto le armature di ferro. Le mura crollate. Sembravano bassorilievi di sangue. I più badavano solo a sgombrare le macerie nel minor tempo possibile. Per esempio usavano le ruspe alla cieca e anziché estrarre le vittime con delicatezza, le rastrellavano insieme ai detriti. Le infilzavano. Le straziavano. Nel dramma dei soldati americani e francesi il nostro contingente viene fortunatamente risparmiato dagli attacchi terroristici. I nostri soldati, anzi, sono fondamentali per l'operazione di recupero e di soccorso dei feriti. Ma ovviamente a questo punto la tensione a Beirut diventa altissima. A Roma il capo dello Stato Sandro Pertini prende una decisione a sorpresa, una tipica decisione del suo stile, della sua presidenza, e a poco più di una settimana dagli attentati decide di andare a Beirut in mezzo alle truppe. Il 4 novembre 1983, il presidente della Repubblica Sandro Pertini decide di festeggiare a Beirut il giorno della vittoria. Mi venne in mente che oramai eravamo intorno al 25-26 di ottobre e il 4 novembre era la festa delle forze armate. E quindi chiesi di fare in modo che invece di mandarmi il messaggio scritto fosse inciso un nastro dal presidente che ripeteva le parole che lui aveva mandato a tutte le altre unità dell'esercito. Mi fu detto che il presidente pensò poco e subito dopo disse: ottima idea, ma non mando la cassetta, vado io a Beirut. E qui comincia il dramma, perché prende tutti di sorpresa e quindi dice: no, il presidente non può andare a Beirut. Mi chiama l'ambasciatore, mi dicono che lei
deve fare in modo di convincere, perché tutti sono d'accordo, che il Presidente non deve venire. Solo il Presidente ha questa intenzione, nessun altro di quello che dovrebbe essere il seguito ha intenzione, ritiene, può dare parere favorevole per una cosa del genere. E dopo un po', io ero in giro, sì, alla radio, nella sala operativa, mi giunge la notizia, attenzione, Presidente in linea, e mi arriva la voce del Presidente Pertini. E quindi il Presidente Pertini dice, Gianni, mi è stato detto di preparare una cassetta, io invece penso che sia il caso che io venga a Beirut. Lei che ne pensa? I pericoli sono notevolissimi, qui non ci sono le condizioni, qua siamo in zona di emergenza. Che sia pericoloso lo so, ma ci state voi, non ci posso essere io. No. Non è la stessa cosa, Presidente, perché lei ci sono delle responsabilità. Ma cosa vuole un vecchio come me? Ma chi è che vuole fare qualche cosa? No, i pericoli. Insomma, io ho già detto qui che solo una persona mi può dire di non andare, ed è lei. Allora lei mi deve dire, io devo venire o non venire, non mi metta in questa situazione che mi crea grande disagio. Certamente se lei viene qui saranno tutti felici, i militari italiani, per cui, ma io ho il dovere di dirle che i pericoli sono altri. Se si tratta di pericoli non mi interessa, allora se è così io vengo. La mano mi disse, io la tua età ero caporal maggiore anch'io, mi ricordo benissimo, mi ha fatto piacere. Quando è arrivato il Presidente Pertini io ero in postazione e forse per colpa di Pertini mi sono fatto, non diciamo 24 ore ma 20 ore di servizio, e assolutamente non l'ho proprio visto. Sono orgoglioso di lei, Generale Angioni, e sono orgoglioso dei suoi ufficiali, dei suoi sottufficiali e dei suoi soldati. L'altro giorno leggevo su un giornale francese Le Monde, conosciuto in ogni parte del mondo, il primo giornale di Francia, un lungo articolo di elogio ai soldati italiani. I soldati italiani sanno farsi amare, perché sono buoni, generosi, pronti ad aiutare la popolazione civile che si trova nel posto, nel luogo dove essi sono attentati. Ed io sono orgoglioso di questi nostri soldati, che non sono, Generale Angioni, superiori a nessun soldato del mondo, ma non sono inferiori a nessun soldato del mondo. Dicembre 1983, la situazione in Libano precipita. La guerra civile è sempre più sanguinosa. Il presidente libanese è asserragliato sulle montagne. Gli americani bombardano dalle navi le artiglierie siriane nella valle della Bekaa. I francesi usano i cacciabombardieri contro le postazioni degli Hezbollah. La forza multinazionale ormai è parte in campo nel conflitto libanese. Loro continuavano a dirti che per gli italiani non c'era nessun pericolo. Cioè noi eravamo là per una missione di pace. Quindi noi non c'entravamo niente, cioè che se la prendessero solo con gli americani, con i francesi, con gli inglesi, con quelli che facevano parte della forza multinazionale, cioè il dubbio ti sorge, dici no, noi siamo, parliamo chiaro, siamo gli imbecilli che andiamo giù a giocare a carte quando gli altri si fanno ammazzare. Gli elmetti bianchi vengono messi via, i soldati indossano i giubbotti antiproiettile. Il tendone da circo è diventato un colabrodo. Spadolini viene ricevuto tra i sacchi di sabbia. È arrivato il momento di lasciare il Libano. Allora, lasciate, cosa, New York, a me?
in quale italiano? Tu, noi quando italiani andare via San Marco, para tutto. No, vai, rimanere, passa, good. Tu vuoi che rimangano qua? Sì. Ma non possono rimanere per sempre. Quando andranno via, ti dispiacerà? No, good italiano, basta libanese. No, via. Ma loro devono andare via. Sì. Quando andranno via, tu resterai solo? Sì, yes. Ti dispiace? Sì. Era così veramente, perché moltissimi non voleva che noi lasciassimo il paese e di conseguenza si opponeva e talvolta si è opposta anche in maniera minacciosa, ma oramai l'ordine era arrivato. Io porto questa medaglietta che è una campagna di guerra relativa, non è la guerra che hanno fatto i nostri anziani nel 18, nel 45, per l'amor di Dio. Però diciamo che per noi ragazzi allora, di 18-19 anni, è già stata un po' una piccola guerra veramente, perché la paura di morire ce l'avevamo. È servita per farti maturare, ma troppo in fretta. In 4 mesi sei maturato, diciamo, io calcolo per 3-4 anni. No, è tutto vero. Ed è tutto umano. Perché no, insomma, niente. Ti ricordiamo che erano soldati di leva, bisogna riconoscere che hanno scritto una pagina di grande dignità. Questo è il momento in cui il tricolore fu criticato perché pretesi che la nave fosse una nave militare. L'ambasciatore d'Italia. Buon lavoro e buona fortuna. Grazie. Grazie mille. Noi andavamo via, ma lui rimaneva. Non ha avuto mai la sensazione di essere un po' trattato come un reduce, di grande livello, ma reduce. In qualche circostanza sì, ma forse perché qualcuno desidera che si assuma questo ruolo. Io credo che non riusciranno a convincermi e credo che tutti quelli del Libano rifiuteranno questa condizione di reduce. Cioè, per essere messi un po' da parte, insomma. No, troppo importanti siete diventati. No, il reduce in genere poi viene messo in una teca, ecco. E invece credo che questo non ci appartenga. È stata un'esperienza positiva, casomai è da utilizzare. A Roma, all'altare della patria, tra le bandiere del Risorgimento e quelle della Seconda Guerra Mondiale, è custodita anche quella della missione italiana in Libano. È stata portata al Vittoriano in tutta fretta, pochi giorni dopo la fine della missione, una missione dimenticata troppo velocemente. I soldati di leva sono tornati alla vita civile e dopo 18 mesi a Beirut, anche gli ufficiali si ritrovano in un esercito che sta cambiando, ma ancora molto lentamente. Quasi nessuno tra loro ha fatto carriera. Anche nell'estate 2006, in occasione della nuova missione, pochi hanno ricordato che dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943, la storia del nostro esercito è ricominciata a Beirut, nell'ormai lontano 1982.